I profumi e i colori della Toscana si accompagnano nella costa degli Etruschi alle luci e agli aromi del Mediterraneo. La costa degli Etruschi è un ampio territorio che va da Livorno a Piombino ed include anche la famosa strada del vino, con borghi storici come Volgheri, Castagneto Carducci e Suveretto. Oggi noi visitiamo Vada, dalle origini etrusche, apprezzata per le sue spiagge bianche dai turisti di tutto il mondo. Sul litorale, ombreggiato da folte pinete, si alternano ampi strati di spiaggia libera e caratteristici stabilimenti balneari. Noi vi consigliamo il bagno La Lanterna. Allora, eccomi qua con Giacomo, lui è il proprietario del bagno Lanterna. Ciao Giacomo, ci ritroviamo qui dopo un anno, siamo ben felici di essere ritornati qui. Di ospitarvi. Allora, ricordiamo un attimino ai telespettatori che ci guardano che tipo di stabilimento balneare è questo. Ma allora, La Lanterna è un bello stabilimento balneare che insomma, con i suoi 190 ombrelloni accoglie tante persone e con una buona cucina e spero anche con tanta simpatia per far passare una buona giornata a tutti i nostri clienti. Io volevo ricordare anche che La Lanterna è proprio uno stabilimento anche per le famiglie, perché ci sono tanti bambini. Sì, noi sì, ci lavoriamo molto e quindi insomma ci stiamo un po' specializzando anche in questo settore qui, oltre all'area giochi cerchiamo sempre insomma di far divertire le specie più piccole, così anche i genitori sono quelli più tranquilli. Quindi... Sì, tu parlavi anche della cucina, qui c'è un ristorante e si mangia benissimo. Ti ringrazio, sì, noi principalmente lavoriamo il giorno a pranzo e facendo self-service anche con molte portate comunque espresse sul momento. La sera siamo aperti solo su richiesta e organizziamo feste, eventi per accontentare e fare anche un po' di confusione. Un po' di confusione, fare anche qualcosa di diverso che non guasta, perché l'estate è giorno ma l'estate è anche notte, no? Ci si diverte anche la notte, quindi un buon punto di parcheggio anche, perché si trova parcheggio, c'è la pineta. Sì sì, no, abbiamo comunque una bella pineta dove insomma anche nelle giornate più calde tutti si possono andare a riposare sotto i pini e quindi il nostro parcheggio è abbastanza capiente, per cui riusciamo a stoccare un gran numero di vetture in modo insomma da garantire, credo, un ottimo servizio. Certo, Giacomo, io ti ringrazio, insomma qui alla Lanterna si sta bene, abbiamo un piccolino che è venuto a salutarci. Ah, come si chiama? Lui si chiama Leonardo, sarà il futuro bagnino. Ciao Leonardo! Ecco, la mia bellissima bambina, la futura barista. Che bello, quindi con la famiglia. Mamma. È dentro a cucinare, pronti per la ristorazione. Ok, grazie Giacomo. Vi saluto, ciao e buona estate. La Barcaccina Fashion Club è il locale storico della costa etrusca, essendo stato per decenni una discoteca famosa. L'attuale gestione del locale ha trasferito il nightlife alla Stragalo di Castiglioncello e la Barcaccina è diventato un risto pizzeria in riva al mare. Andiamo a vederlo. Allora, eccomi qua con lo chef Stefano. Ciao Stefano. Ciao bella, come stai? Benissimo. Allora, tu intento a saltare questa bella padella, cosa stai preparando? Sto preparando una gricia di mare con pomodorino fresco. Spiegami un po', quali sono gli ingredienti? Cozze, vongole, gamberoni e polipo. Ok, quindi un piatto velocissimo. Un piatto velocissimo, sì, molto, molto veloce da fare e molto gustoso. Molto estivo. Buono. Voi non lo sentite, ma qui il profumino si sente veramente tanto, una cucina che sa di buono. Allora Stefano, dopo questo piatto cosa mi preparerai? Possiamo fare del crudo di pesce, fresco, scusami. Ma... è tutto il pesce che vuoi, anche la carne, abbiamo una griglia molto, molto ben fornita. Senti Stefano, cosa si mangia a quella Barcaccina?
Specialmente si mangiano specialità di pasta ai crostacei, al ricotta e spinaci, qualcosa di molto romano perché... Tu sei di Roma? Io sono di Roma, quindi tonnerelli cacio e pepe, tonnerelli gozzi e pecorino, sono piatti molto romani e tutta la pasta fresca viene fatta da noi. Quindi hai portato un po' di romanità qui a... Al mare praticamente. Al mare di Vada. Mentre Stefano è al lavoro, io direi di chiudere. Come dolci invece? Cosa sa? I dolci sono fatti in casa. Tiramisù, panna cotta, tiramisù alle fragole. Tutti i dolci vengono fatti in casa. Torte varie alla crema chantilly con fragole fresche e panna. Questo. Tutto okay. Fatto in casa. Ti lascio impiantare allora, ok? Grazie. Prego, grazie a te. Campeggio Rada Etrusca si trova direttamente sul mare, da cui lo separa un'ampia spiaggia di sabbia. È il luogo ideale per tutti gli sport acquatici. Vela, nuoto, windsurf, pesca subacquea e pesca sportiva. All'interno del campeggio ci sono bar, ristorante, pizzeria, supermarket, frutta e verdura, parco giochi per bambini, campo sportivo, ping pong e basket. A metà strada tra Vada e la Mazzanta vi consigliamo il Residence La Ventola, dove nell'omonimo ristorante pizzeria potete trovare Antonio Polsella, considerato uno dei migliori pizzaioli acrobatici del mondo. Ciao Luana, ma che profumino in questa cucina, mamma mia, buonissimo. Io prendo le persone per la gola. Veramente, guarda, cosa ci hai preparato oggi? Ho preparato un tagliolino con tagliolino fresco fatto da noi, zucchine e gli scampi. Viviamo vicino al Mar Tirreno e usiamo pesce fresco. Hai fatto un piatto di mare o un piatto di terra? Allora, il piatto di terra è un filetto di manzo con aceto balsamico e pecorino di Pienza.
comunque tutti piatti buonissimi, ma anche veloci da fare. Veloci, sì, velocissimi, perché qui facciamo tante persone e devono mangiare tutta in fretta e usiamo, diciamo, cose veloci a cuocere, tipo la pasta fresca che in un attimo cuoce e il filetto che deve essere sempre al sangue e di conseguenza la cottura è rapida. Antonio, io ti stavo guardando, ma bravissimo, complimenti. Grazie, molto gentile. Come gentile, sei bravissimo. A parte che sei bravissimo, sei uno dei più bravi che ci sia veramente al mondo, come pizzaiolo acrobatico, ma come ci riesci? Nulla, è stato ho fatto un corso specifico molti anni fa e poi mi sono perfezionato volteggiando questo disco di pasta e dando un po' un pizzico appunto di artistico a questo semplice piatto nazionale. Gli ho dato questo pizzico di fantasia, ma era anche per fare molto contenti i bambini o le persone, insomma, che vengono a vedere fare la pizza. Fa sempre piacere vedere questo pizzico, questa arte, insomma, anche queste evoluzioni. Senti, per quanto tempo potresti andare avanti tu a fare questa acrobazia con la pasta? Ma è il tempo che, insomma, che dura. Dipende. Hai mai pensato magari a partecipare al Guinness dei primati con questo? No, non ho pensato a partecipare al Guinness dei primati, che a me mi interessa molto la qualità del prodotto nella mia pizzeria, che è la cosa principale, che io punto molto alla qualità del prodotto, gli ingredienti e alla pizzeria. L'acrobatica è appunto un pizzico, avendo vinto il mondiale per il gusto e per il sapore, e ho voluto dare appunto questo plus, questa cosa in più che ha dato colore a questo piatto. Ricordiamo che Antonio, essendo uno dei più bravi al mondo, ha anche una pizzeria a Miami dove ci vanno un sacco di VIP. Molti VIP, sia a Miami Beach ormai da più di 2 anni, ho una pizzeria e dove appunto faccio sponda tra l'estate e l'inverno, faccio molti viaggi perché sono molto... L'Italia e l'America. L'Italia e l'America. Sì. Bravissimo, complimenti ancora. Antonio, c'è una cosa molto importante che tu devi dire. Noi ci troviamo in una stanza un po' particolare. Sì, abbiamo appunto creato una stanza ermeticamente separata dalle altre zone lavorative per dare un servizio alla clientela, per produrre appunto delle pizze senza glutine come questa, la Stella Rosa dei Venti, senza glutine, per dare appunto un servizio in più nella nostra attività per il senza glutine, per questa intolleranza alimentare, per la celiachia. Perché noi ci teniamo comunque a dare tutto ai nostri clienti per dare qualità, prodotti di qualità, innovazione, e sempre cercando di rendere felici la clientela.